Ritorniamo insieme con Bianconero, puntata numero 162 della serie, la 22esima di quest'anno, in compagnia di Cristiano Lucarelli, allenatore del Viareggio, che, come ho ringraziato all'inizio, lo ringrazio chiaramente anche all'inizio della seconda parte. Partiamo con quelle che sono state le decisioni del giudice sportivo della giornata di domenica, che ha visto ovviamente il Viareggio non giocare. Intanto è stato confermato il risultato di Prato-Lecce 1-3, nonostante il ricorso del Prato che non è stato accolto. Sono stati squalificati per una gara Colomba di Gennare, Iotti dell'Ascolo, Camilleri, Maccarone del Barletta, Benedetti del Catanzaro, Radi del Gubbio, Palma della Paganese, Comotto, Conti, Massoni e Sprocati del Perugia, Giovinco e Goldaniga del Pisa, De Agostini del Prato, Vaginin della Salernitana. Tra dirigenti in inibizione fino all'8 aprile del 2014 a D'Amato del Barletta, multe 1.500 euro al Perugia, 1.000 al Frosinone, 500 all'Ascoli. Ricordiamo che nel Viareggio è squalificato Gerevini per la partita ultima con il Barletta. Però, Cristiano, il Perugia che hai costruito te mancherà di quattro elementi. Poi dobbiamo ricordare che sono anche squalificati Franco Insigne, però la rosa che avevate messo in piedi, dico, è sufficiente per integrare queste assenze. Ma penso che sicuramente il Perugia non abbia problemi nel sostituire i calciatori che mancheranno e quindi per noi non cambia niente, insomma, non sono, per loro non sono assenze determinanti queste. Hai detto sia nella partita di andata, purtroppo persa in casa 2-0 dal Viareggio, che non hai rivalse per quello che ti è accaduto, a sorpresa, non lo sappiamo, all'inizio proprio del campionato, quando hai cessato il rapporto con un Perugia che hai costruito, portandola anche un giocatore che poi ti sei portato anche a Viareggio, Domenico Mungo, che per lui sarà, credo, come per te tutto sommato, una partita a cui tenete, così a fare bella figura, come è legittimo che sia. Sì, se avessi potuto me ne sarei portati anche altri, non solo Mungo. Però diciamo Mungo era quello più facile da raggiungere visti i miei rapporti con il Parma e quindi ci hanno dato una mano in questo senso. Non ho rivalse particolari, non ne ho perché comunque era nata male e quindi è stato, secondo me, alla fine è stato un bene per me che si sia conclusa. È chiaro che voglio andarla giù a fare bella figura, ma questo indipendentemente dal fatto che ci sia Perugia, voi ormai mi avete Sì, imparato a sì. conoscere e voglio fare bella figura con tutti, voglio, come è stato con Lecce, come è stato con Frosinone, come è stato con altre squadre. Non è che perché c'è il Perugia, noi bisogna qua, in queste quattro partite riuscire a dare l'impressione di essere squadra, di essere in crescita e soprattutto di essere persone serie, professionisti. Ecco Cristiano, loro hanno tesserato anche Marco Rossi che terminerà proprio una squalifica giovedì, in modo tale che stanno costruendo proprio in questi playoff, indipendentemente se non dovessero andare diretti in Serie B, la possibilità di giocarsela, come anche loro è giusto che facciano, questa Serie B. Ma Perugia a livello di organico è il più forte in assoluto. Anche più Avevamo, del Frosinone, secondo sì, te? aveva un vantaggio importante che magari non, che non è riuscito a, diciamo, a mantenere, perché sennò le ultime giornate sarebbero state in ordinaria amministrazione. Però hanno avuto un calo, hanno perso dei punti, e le altre ne hanno approfittate, ora sono lì le tre che se le giocano in un finale di campionato molto bello e avvincente. Ecco, loro toccando tutto ferro così non perdono dalla partita del 13 ottobre con il Pisa. Domenica ci sarà sicuramente una bolgia perché loro, come ho detto all'inizio, hanno la possibilità di agguantare questo Frosinone, visto che sono distanti 3 punti. È chiaro che l'ambiente, il tifo sarà, ecco,
condizionante per i ragazzi, oppure del Viareggio, parlo pure, credi che anche la squadra giovane che sia, si è già un po' temprata e abituata con le trasferte che ha fatto, perché ha giocato anche di fronte a altri stadi con tanta gente, ecco, indipendentemente che purtroppo a Viareggio gioca davanti a pochi intimi, io dico sempre pochi ma buoni, perché vanno sempre ringraziati e apprezzati anche quelli che vengono, no? Però, Soprattutto quelli, lo zoccolo duro che domenicalmente è Però presente dici, allo stadio ecco, dei Pini. ambientalmente pensi che possano. Ma io credo che se vogliono fare i calciatori debbano concentrarsi solamente su quello che è il rettangolo di gioco, poi che ci sia 1.000 persone come a Viareggio o 10.000 come Domenica a Perugia, per loro non deve essere questo un fattore che li influenza o che li condiziona. Quindi l'importante è, io dico sempre, il campo. Il campo è uguale da tutte le parti, può cambiare metro più, metro meno, ma il campo è uguale da tutte le parti. Cambia chiaramente l'atmosfera, cambia il numero degli spettatori, cambia l'ambiente, ma noi, per chi può fare questo mestiere, non può essere condizionato da questo, altrimenti non può fare questo mestiere. Ecco, Quindi, te scusa se ti interrompo, sarai emozionato domenica, oppure ecco, te da ex sei andato in diversi altri campi da calciatore, quindi hai già vissuto, no, queste situazioni. no, non Perché? credo, non credo assolutamente che mi emozionerò, perché non ci sono presupposti. Io ho 30 anni che faccio, che bene o male, tra calciatore e allenatore sono in questo mondo, quindi credo che ci siano rimaste ben poche cose nel calcio per cui io possa emozionarmi. E tantomeno domenica. Non sono io che devo emozionarmi, nel senso che il Viareggio non ha niente da perdere, andiamo laggiù cercando di giocare a calcio come abbiamo sempre fatto, cercando di portare a casa un risultato positivo per i nostri interessi, e eventualmente se c'è qualcuno che domenica ha da perdere qualcosa e potrebbe magari risentire dell'appuntamento, non siamo noi, quindi in teoria per noi questo potrebbe essere un piccolo vantaggio. Ecco, ti manca non poter essere su questa panchina e giocarti la Serie B, perché stai facendo vedere a Viareggio che con una squadra, chiaramente con tutto il rispetto della squadra del Viareggio giovane anche tecnicamente, non certamente a livello del Perugia, hai fatto vedere che te la giochi alla pari con tutti. La squadra ha una sua identità in campo, dignitosamente fanno vedere che durante la settimana lavori alla grande, hai già preparato qualche trappola, tra virgolette, a qualche tuo collega, ricordiamo sempre Stellone a Frosinone, dove è ancora probabilmente lì a dire ma che a non capirci ancora nulla, a Lecce gli hai fatto questo grande sgambetto e chissà che non c'è due senza tre, che vai a Perugia lì sarebbe davvero il massimo. Io a Mungo è già da un paio di giorni che dico comunque Domenico, ma che pagheresti per far gol domenica laggiù? Ecco, lui rispetto a te probabilmente lui effettivamente ce l'ha un pochino, non dico il dente avvelenato, gli manca di non avere avuto la possibilità di aversi giocato, ecco, qualche chance, Beh, anche se chiaramente davanti a lui c'ha dei giocatori magari di esperienza maggiore, no? Più maturi, che, su cui un allenatore che vuole andare sul sicuro dice faccio giocare quelli e Mungo lo aspetto quando. Ma il fatto che di non aver avuto la possibilità, comunque anch'io avrei avuto la curiosità di vedere Appunto, è quello che mi sarebbe piaciuto con una vedere. squadra attrezzata per vincere il campionato e costruita da me, anch'io avrei avuto la curiosità di Ecco, vedere forse l'unico come. rammarico è questo. Sì, ci può essere quel rammarico lì, però è anche vero che poi io ho avuto questa possibilità che ho accettato al volo senza pensarci neanche un attimo, e io credo molto nel destino. Quindi se è andata così è perché doveva andare così, e magari tramite il Viareggio o con il Viareggio stesso potrò prendermi quelle soddisfazioni che magari non ho avuto la possibilità di avere a Perugia, ma io ritengo di essermele già prese, perché quando sono arrivato la squadra era No, penultima in è chiaro, classifica. sì. Siamo riusciti a dare un gioco, siamo riusciti a dare un'unità di intenti, siamo riusciti a vincere delle partite importanti con squadre importanti, a fare 3 vittorie in trasferta, in campi magari dove era tanti anni che il Viareggio non Sì. vinceva. Pisa, A Pino, ricordiamo il derby di Pisa, no? Appunto, anche. Pagani, Appunto, Barletta, sì. insomma, in casa abbiamo messo in difficoltà tutti, tranne forse la Salernitana, che è stata la Approccio anche classica forse, ecco, sì, giornata chiaro. che dove ti va tutto storto, Sì. prendi gol dopo 1 minuto, vai sotto, becchi il rigore che non c'è, sbagli 3 occasioni, rimani in 10, insomma, ci sono stati, forse l'unica partita che abbiamo
che abbiamo sbagliato in maniera così netta nei primi minuti, perché poi dopo abbiamo avuto tre occasioni clamorose anche in quella partita per No, è pareggiarla. chiaro. Io le soddisfazioni me le sono prese, non mi piace diciamo vivere di rancori, ma è andata così, doveva andare così, sono convinto che alla lunga, tra qualche anno, magari ringrazierò questa, diciamo, come sono andate le cose. Noi ovviamente speriamo che tu ti ricordi sempre di noi, no? Perché io è questo, ecco, la mia soddisfazione è quello che tutti i calciatori e allenatori che sono passati di qua e hanno fatto fortuna, che io poi quando non sono più qui li seguo, tipo i giocatori nei tabellini lunedì, vedo le votazioni, che si ricordano quando io li telechiamo, così, che si ricordano di noi, ecco, e diciamo è bello, Ma perché io almeno aver instaurato questi rapporti umani, perché la realtà questa di Viareggio, di queste squadre provinciali, società come queste che si definiscono, no? Una famiglia, te lo vedi con Pasquale il magazziniere, che magari in altre piazze sarebbe visto come un oggetto curioso, però senza Pasquale probabilmente il magazzino del Viareggio non ci sarebbe, no? Come tanti altri personaggi, no? Raffaello che cura il campo, Moscardini in segreteria, l'Elena, tutte certo. persone, figure, diciamo Beppe, Sergio stesso Carnesalini, che da calciatore si è inventato, tra virgolette, il gioco forza, no? Un Quasi, ruolo così. diciamo, E te sembra che tu sia nato proprio in mezzo a questo gruppo. quasi tutte figure che fanno volontariato, che lavorano per amore del Viareggio e che quindi vanno rispettate e meritano l'ammirazione di tutti. E, come ho detto prima, io per carattere mi affeziono nelle difficoltà alle persone, in questo caso alla società del Viareggio, al Viareggio Calcio. Comunque vada, sia che dovessi restare, possa anche non esserci Ecco, la io o non società, esserci dobbiamo addirittura dire che indipendentemente il Viareggio. questi problemi ti avrebbe rinnovato il contatto, quantomeno ha manifestato la volontà e il desiderio di averti. E questa, diciamo, che indipendentemente da come vada, è un'attestazione di aver riconosciuto quello che hai fatto. Ma E soprattutto mi ha questo fatto direi che per un piacere. allenatore e anche per la persona, diciamo che è il massimo, no? No, mi ha fatto Secondo me. piacere perché Ecco. più che altro è stato fatto questo gesto alla quinta sconfitta. Ecco, voglio dire. Quando magari in altre parti invece ne basta due per andare a casa, a me alla quinta sconfitta mi è stato proposto il rinnovo di contratto, quindi è una cosa che ho apprezzato tanto, che non ho declinato perché prima voglio capire se ci sarà il calcio a Viareggio, che quella Ecco indipendentemente appunto, da noi ci auguriamo Lucarelli, di sì. che indipendentemente da Cristiano Lucarelli, a Viareggio deve continuare a esserci il calcio. Poi se ci saranno presupposti per. Visto che un altro anno ci saranno anche le retrocessioni, se ci saranno presupposti per potersi giocare la salvezza ad armi pari con gli altri, io sarò ben felice di continuare a far parte di questo progetto. E comunque vada, ritornando al discorso di prima, il Viareggio è stata la mia prima squadra da allenatore dei grandi e quindi gioco forza mi rimarrà sempre e comunque dentro perché è stata la squadra che mi ha dato la possibilità di iniziare questa. Al di là del Perugia, però non avendo neanche iniziato il campionato, non la considero tale, ma il Viareggio rimarrà di fatto la mia prima squadra. Non so cosa potrò fare nel mondo del calcio da allenatore, però qualsiasi cosa faccia, comunque il Viareggio rimarrà la mia prima squadra professionistica che ho allenato e quindi sicuramente comunque vada a finire, porterò nel cuore diciamo, questa città, questa esperienza. E noi te ne siamo grati. Arbitrerà il signor Pagliardini di Arezzo domenica, coadiuvato dai signori Gori e D'Apice. Guardiamo il calendario di domenica e poi purtroppo devo dire siamo ormai alla fine. Benevento Catanzaro, Grosseto Lecce, Gubbio L'Aquila, Nocerina Paganese, ovviamente la Paganese non gioca e si prende 3 punti a tavolino. Perugia Viareggio, Pontedera Barletta, Prato Ascoli, Salernitana Pisa. Riposa il Frosinone. Cristiano, una domenica di alcune partite importanti, chiaramente Grosseto Lecce, un altro match dove chiaramente i punti sono importanti, come a Perugia e come anche altri, insomma. Sì, c'è Benevento Catanzaro, Grosseto Lecce e Salernitana Pisa che sono partite importanti per quanto riguarda playoff, l'alta classifica. Poi Frosinone riposa, c'è Perugia Viareggio, poi interessante anche Gubbio L'Aquila, perché comunque L'Aquila ha perso in casa con il Pontedera, che il Pontedera è una squadra
di categoria esperta che può dire la sua anche in chiave playoff. Noi dal punto di vista nostro vogliamo chiudere in questa posizione perché Vorrebbe dire anche portare, ecco, qualche contributo importante per la società, cosa sì, insomma perché la da non sottovalutare, insomma. quint'ultimo posto è un po' quello che ti dà la possibilità di accedere al 100% dei contributi. E quindi noi abbiamo questo obiettivo, al di là che le altre due, quelle squadre immediatamente sotto, Ascoli e Barletta, avranno anche loro da affrontare la Nocerina, quindi avranno il 3-0 a tavolino anche loro per una decisione che ritengo una decisione scandalosa. Però ormai è stato digerito, non da me, ma comunque è stato digerito da un po' da È chiaro. tutti, e quindi noi abbiamo necessità di fare qualche altro punto per certificare la quint'ultima posizione, che è, diciamo, la massima, massimo traguardo che quest'anno era raggiungibile. Diciamo, quando sono arrivato io mi è stato chiesto di evitare l'ultimo posto, ne abbiamo messe per il momento quattro sotto tra mille difficoltà in una stagione maledetta, e quindi insomma c'è da essere soddisfatti perché comunque abbiamo fatto un lavoro importante che potrebbe avere anche una continuità e delle basi future. Grazie Cristiano, ovviamente per il tuo intervento nei nostri studi, è stato un piacere. Noi speriamo di riaverti così ancora fra noi. Grazie. Io ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito come sempre numerosi da casa, Matteo in regia, Guido Casotti e Lorenzo Bertolucci che hanno coordinato la trasmissione, e ricordo che può essere seguita anche sul nostro sito www.noitv.it a partire subito da mercoledì, e l'ospite di martedì prossimo sarà un altro giocatore importante del Viareggio, Davide Matteini. Grazie, a martedì prossimo.